Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Altra Lawn Peak 8, una nuova versione delle classiche Lawn Peak di casa Altra, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Lawn Peak. Qui troviamo una suola proprietaria di Altra, la Max Track. Una suola che mi è piaciuta diciamo al 50%. Una suola che su tutto quello che sono terreni facili come sterrato, single track eccetera, va abbastanza bene, non ha nessun problema. Sulla roccia si difende anche abbastanza bene, roccia non troppo unta, comunque ha un buon grip. Quello dove proprio non mi è piaciuta è tutta la parte di bagnato. Roccia bagnata, fango, eccetera, ha davvero un grip pessimo. Sulla roccia bagnata probabilmente è proprio il compound che, essendo abbastanza duro, non gli dà un gran grip. E poi avendo tutti questi tasselli bassi, quando si va su fango si scivola parecchio. È una suola sicuramente pensata per andare su dei terreni semplici senza chiederle troppo. Passando invece al comparto dell'intersuola, anche qua troviamo un'intersuola di proprietà di Altra, nel particolare l'intersuola Ego. Un'intersuola che mi è piaciuto perché comunque ha quell'ottimo compromesso tra ammortizzazione e reattività, soprattutto in questo caso punta molto sulla reattività, infatti è una scarpa anche abbastanza secca. Ha solo 25 mm di altezza sia sull'avampiede sia sul tallone, perché parliamo di un drop zero. Un'intersuola che ci permette comunque di correre a dei ritmi anche abbastanza alti, provandola anche a 4 al chilometro si viaggia molto molto bene. Una scarpa poi che ha anche una certa rigidità, infatti comunque ci aiuta molto anche quando andiamo abbastanza in verticale. Devo dire da questo punto di vista che mi ha abbastanza sorpreso questo intersuola Ego, soprattutto davvero per la sua reattività, perché è una scarpa col quale spingere e spingere forte si riesce veramente bene. Passando invece alla parte superiore, iniziamo dal puntale. Qui troviamo un puntale che è veramente molto morbido, un puntale che se ci prendete contro qualche roccia, qualche radice, il male lo sentite, è veramente molto morbido. Per quanto riguarda invece la tomaia, qui troviamo la nuova tomaia con un mesh antistrappo, un mesh molto fitto che sicuramente durerà tantissimo nel tempo. Però c'è un ma, ovvero che avendo un mesh così fitto la traspirabilità è compromessa. Infatti io con queste scarpe ci ho corso a delle temperature medie e un pochino sudato, ma quello che mi ha dato proprio l'idea di una scarpa poco traspirante è che avendola bagnata si è asciugata in tanto tanto tempo, ci è avuto tanto tempo per asciugarsi. Poi vediamo sicuramente dove è meglio utilizzarla, però diciamo che Altra ha voluto più puntare sul fatto di avere una tomaia molto resistente piuttosto che molto traspirante. Per quanto riguarda la zona del tallone, qui troviamo un tallone abbastanza strutturato nella parte inferiore che si destruttura pian piano che sale. Un tallone che comunque mi è piaciuto perché è abbastanza basso, un tallone che poi complice anche tutta la parte di intersuola basso, si riesce a correre anche su dei tracciati un pochino tecnici senza nessun problema. E poi mi piace nella parte del tallone che sulla suola abbiamo una piccola protuberanza che ci aiuta nel momento in cui magari andiamo un pochino a correre di tallone. Sicuramente ci aiuta molto da questo punto di vista, devo dire un tallone molto ben studiato. Infine zona lacci e linguetta, la linguetta è classica, veramente molto classica, bella imbottita, svolge bene il proprio lavoro. I lacci mi sono piaciuti soprattutto nella parte finale, ovvero la parte che va a chiudere tutta la zona dell'avampiede, perché poi lo vediamo, questa scarpa è molto grossa d'avampiede, ha tutta una struttura che va a chiudere molto bene questa zona, cosa che in molte altre scarpe con un avampiede largo non succede e di solito l'avampiede tende a ballare dentro. In questo caso devo dire si riesce a chiudere molto bene anche nella zona dell'avampiede. E visto che ve lo accennavo, parliamo di avampiede, qui troviamo il classico avampiede bello largo di Altra. Davvero un avampiede molto largo, ho pensato che persone che hanno una pianta del piede molto larga. Sicuramente una grandezza d'avampiede che dovete assolutamente prendere in considerazione se state valutando di acquistare questa scarpa. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio, dove vi consiglio di utilizzare queste Lawn Peak 8. Queste Lawn Peak 8 a livello di terreno, come vi dicevo, sono delle scarpe pensate per andare su terreni semplici. Nulla di troppo tecnico, nulla di troppo sconnesso, evitatele soprattutto quando magari piove, perché come dicevo il grip non è il massimo. È una scarpa per fare dei terreni abbastanza semplici, diciamo che lo sterrato e il single track è sicuramente dove dà il meglio di sé. Per quanto riguarda il tipo di atleta, io andrei su un atleta abbastanza evoluto, che corre abbastanza veloce. Non è una scarpa molto ammortizzante, quindi per l'atleta alle prime armi la sconsiglio.
È una scarpa perché innanzitutto ha una buona tecnica di corsa, per comunque si parla di un drop zero. È comunque un atleta che ha un bel andare, che riesce a sfruttare tutta questa reattività offerta da questo intersuola Ego. Infine, per quanto riguarda la distanza, diciamo che secondo me ci si possono fare delle gare di media distanza. Quando stiamo sui 30-40 km non andrei oltre. Non è sicuramente una scarpa con cui fare delle distanze ultra. Arriviamo infine alle conclusioni. Per quanto riguarda il prezzo, Altra vende queste Lone Peak 8 a 150 euro, online si trova qualcosina meno. Ve le consiglio, sì, secondo me è un'ottima scarpa per terreni semplici, un'ottima scarpa per chi ha una pianta del piede abbastanza larga, veramente molto larga è l'ideale. Ha un peso poi neanche eccessivo, perché comunque parliamo di 300 grammi nella taglia 42, quindi sì, io mi ci sono trovato bene, ve le consiglio. Sicuramente tenete molto in considerazione dove lo utilizzate e che tipo di atleta siete, perché quella è la discriminante più grossa per queste Lone Peak. E detto ciò, io nella speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!